L'11 giugno 1997, durante un agguato di camorra nel quartiere Vomero Arenella, un proiettile vagante uccideva Silvia Ruotolo mentre rientrava a casa in salita Arenella, dopo aver preso a scuola il figlio Francesco di 5 anni. Ad attenderla al balcone c'era la figlia Alessandra, di 10 anni, oggi assessore del comune di Napoli. Per onorare la memoria e mantenere sempre vivo il ricordo di Silvia, in occasione del 21° anniversario della sua scomparsa, questa mattina in piazza Medaglie d'Oro sono stati deposti fiori sulla lapide in sua memoria. Il significato forse più potente è che Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, rappresenta le politiche giovanili della città. Non è scappata, le hanno ucciso la mamma, ha sofferto e la sofferenza è diventata amore, ribellione civica, coinvolgimento dei giovani nel riscatto di Napoli. Se pensiamo che i responsabili di omicidi così efferati sono stati individuati grazie alle forze dell'ordine e alla magistratura, grazie alle mobilitazioni, alla sanità, a Ponticelli, nei quartieri di Napoli, di tanta gente, chiaro che la criminalità di strada forte c'è ancora, la camorra c'è ancora, ma questa è la città che ha avuto anche il coraggio di rompere il rapporto tra camorra e politica, di dare alternative ai giovani. Io vedo un grande riscatto e girando per le scuole sono assolutamente rincuorato perché vedo una grande capacità dei giovani di reagire, di non essere indifferenti. Non è vero che i giovani sono distratti, questa è una città che sta diventando militante contro le baby gang, contro la camorra e contro la violenza. La risposta deve essere una risposta a fianco del lavoro dei magistrati, delle forze di polizia e la risposta sociale. Signori, se non c'è un'attenzione al mondo dei giovani, che ricca barcolla. Una società che si preoccupa dei giovani ma non se ne occupa, un po' li ha traditi. Se non c'è un'attenzione alle politiche sociali, ai servizi, al problema del lavoro per tutte le persone, non usciremo mai fuori da tutto questo. Perché c'è certamente quell'impegno, quel lavoro, quel sacrificio da una parte, ma ci devono essere le condizioni di poter cambiare, di creare le condizioni di un cambiamento.